Vediamo cosa c'è di nuovo dal mondo della ricerca. Nell'ultimo numero di Human Reproduction ho visto un articolo scientifico che riguarda la situazione delle figlie di donne con endometriosi. Praticamente questi ricercatori dell'Università di Copenaghen hanno scoperto, lavorando su un gruppo abbastanza vasto di donne con endometriosi, che le figlie di queste donne avevano una percentuale doppia di insorgenza dell'endometriosi rispetto alle donne, alle figlie, le cui madri non erano affette da endometriosi. Insomma, è come se questa endometriosi fosse un po' ereditaria. E in realtà in questo numero ci sono anche altri articoli sull'endometriosi e sulla, come dire, incidenza dell'endometriosi soprattutto nelle persone, nelle donne più giovani. E si parla addirittura dell'endometriosi nell'adolescenza. Come si fa, insomma, a capire, da una parte se l'endometriosi è già in adolescenza esiste e quale è l'evoluzione poi nello sviluppo della loro vita, soprattutto riproduttiva, perché noi sappiamo quanto l'endometriosi può incidere sulla capacità riproduttiva delle donne, sulla loro fertilità. Sicuramente una donna con endometriosi ha minore fertilità. Però noi adesso dobbiamo cercare di capire se riusciamo a prevenire questa, diciamo così, diagnosi di endometriosi. E siccome l'endometriosi può insorgere anche in donne molto giovani, qui in questi articoli si sta indagando sull'endometriosi nelle adolescenti. Certamente è molto difficile diagnosticare l'endometriosi in un adolescente per una serie di ragioni, non sempre ci sono dei sintomi come il dolore. Però se si riuscisse a diagnosticare presto l'endometriosi, si potrebbero mettere in atto delle terapie preventive per ridurne gli effetti e ritardarne la progressione.